Nella splendida e suggestiva cornice della Pinetta di Silvi si è svolta ieri la seconda e decisiva prova del campionato regionale società e individuale di cross country podistico. Sulla base dei piazzamenti ottenuti nelle due prove di Pineto e Silvi, l'Atletica Vomano ha ottenuto il massimo del punteggio, 299 punti, e si candida ad un piazzamento di prestigio alla fase nazionale in programma a Cassino il prossimo 10 marzo. Siamo qui per questo, noi siamo tutti proiettati alla finale del 10 marzo che si svolgerà in quel di Cassino e siamo qui per correre forte, non ci diamo mai per vinti e vogliamo andare avanti come squadra perché siamo tutti quanti uniti, un gruppo compatto e puntiamo a far bene e ad arrivare dal terzo posto in su. Tra le prove della mattinata spicca il primo posto conquistato da Mohamed Zarrad nel cross corto 3 km. Sarà una gara veramente molto bella, il percorso mi è piaciuto tantissimo perché il giro era di 1 km. Mi sono divertito un sacco, ringrazio l'organizzatore, che è il mio presidente di squadra, Gabriele Giuseppe. E niente, oggi è stata veramente una bellissima giornata. All'evento è intervenuto il presidente regionale FIDAL Massimo Pompei, che ha rimarcato l'importanza del ruolo che svolgono oggi le società di atletica. Diciamo che sono un po' di anni dalle ormai scorse Olimpiadi che l'atletica ha ripreso vigore. Abbiamo un aumento costante in questi anni, siamo partiti da un 30% di aumenti di iscrizioni alle scuole di atletica, poi magari noi siamo di parte, però l'atletica è la base per tutti gli sport. Sì, l'atletica Vomano è il fiore all'occhiello della nostra, uno dei fiori all'occhiello della nostra regione. A marzo ci saranno i campionati di cross e sicuramente la società guidata da Gabriele Di Giuseppe sarà un protagonista. Ma ripeto, non solo là, inizieranno con i cross, ma poi in tutto l'anno, per tutto l'anno sarà una delle società che si farà rispettare in Italia. Soddisfatta l'amministrazione comunale di Silvi per un evento che porterà visibilità a tutto il territorio. Silvi si presta benissimo, soprattutto sotto questa bellissima pineta. Oggi abbiamo un evento che diciamo, ci lancia anche a livello nazionale. Di qua usciranno quelli che appunto si classificheranno per partecipare la gara di cross nazionale. Grazie anche al contributo che l'Atletica Vomano offre sul territorio, sempre presente a presentare le sue iniziative, le sue proposte, l'amministrazione non fa che altro che dare patrocinio a questi eventi importanti perché appunto valorizza anche la nostra cittadina. Io ringrazio Gabriele Di Giuseppe che ogni volta si spende per il comune di Silvi, il suo pensiero va spesso al nostro comune, spesso appunto mi chiama e mi coinvolge per organizzare qualcosa di importante.